Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родине сыны. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Заводов труд и труд колхозных пашен мы защитим, страну свою храня. Ударной силой орудийных пашен и быстротой, и натиском огня. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и в своей вершка не отдадим. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде. Тогда нажмут водители стартеры и по лесам, по сопкам, по воде. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал. Хочу теперь такого, как Путин.
It's time to strap our boots on. This is a perfect day to die. Wipe the blood out of our eyes. In this life there's no surrender, and there's nothing left for us to do. Find the strength to see this through. We'll fight to the death. We are soldiers. We are soldiers. Whoa.
Potrei dire altrove le cose le si fa con le tette, e questa è sicuramente una cosa che attira di più, ma in questa sede io non sono qui per attirare visite, per cercare di avere il canale più seguito dell'universo, ma semplicemente per chiudere questa live sapendo che ho portato un contenuto di un certo tipo, di una certa statura per quanto mi riguarda e per quanto riguarda quelli che mi seguono. Ok. E quindi è proprio per questo che non voglio passare il mio tempo a fare molte chiacchiere. Vi chiedo soltanto un attimo di pazienza, torno subito. In realtà devo solo mutare il microfono per qualche secondo, ma non sarà una cosa lunga. Ok, rieccomi e quindi siamo pronti per cominciare. Almeno per ricominciare, io adesso dovrò anche riprendere un po' il filo di questa storia per vedere dove eravamo arrivati, perché comunque non me lo ricordo, però lo scopriremo insieme. Io naturalmente dovrò anche riprendere il video in italiano, come sapete io sto cercando di seguire questa vicenda il più possibile in italiano. Ciao Dino, benvenuto, bentornato. Sai che non mi ricordo se ci siamo già visti. Sono un po' fuori fase perché non è moltissimo tempo che non streamo, però mi sembra che sia passata una vita. Allora, intanto sto avviando il gioco e cerchiamo di capire a quale punto della vicenda siamo arrivati. Questo forse lo potrei capire anche. Ah, ok, sta partendo. Ve la mando subito. Ecco, Living Quarter. Live Zero The Blocks, che noi avevamo già cominciato in realtà questa parte. Adesso vediamo se c'è un filmato. E se non c'è, andiamo semplicemente avanti poi. No, andiamo semplicemente avanti, quindi poi ci sarà probabilmente un filmato di raccordo al termine di questa sezione, perché... Allora, aspettate che passa la schermata del gioco. Magari la webcam me la rimetto. L'ho tolta dall'ultima live. Possiamo rimetterla, ok. Bene. Ok, allora, obiettivi, neutralizzare i posti di blocco est e ovest. Una passeggiata, insomma. Vi ricordo che stiamo marciando verso Mosca, perché la guerra sul Caspio ha preso una piega per la quale dobbiamo a questo punto portare... Ok, quindi dobbiamo eliminare tutti i difensori ed entrambi i posti di blocco nemici. Ovviamente il controller sta rompendo le scatole. E io non posso tollerarlo perché vibrerà per tutto il gioco. Cioè, se non lo stacco, lui vibra tutte le volte che sparo. È troppo fastidioso. Aspettate che lo stacco un momento, Ecco, purtroppo ho già verificato che questo gioco non consente di disabilitare la vibrazione del controller, altrimenti sarebbe stato semplice.
Allora, c'è una torretta elettromagnetica con impulso. E poi c'è una torretta là sopra. Mitragliatrice. Che mi sta devastando. Allora, se non vogliamo perdere soldati inutilmente, dobbiamo eliminare la resistenza. Allora, sembra che abbiamo eliminato. Oh, hi! Welcome! I don't know if you are speaking English. I'm not able to speak Russian despite of my introduction. Maybe you were attracted by those Russian intros. Anyway, I'm a great Russian fan, as you can see by my hat. I am really sorry I'm fighting against Russian in this game. Because if I would choose, I would surely choose the other part. I will be on Russian side. But there is no choice in this game. You must be American. I cannot choose. Roadblock down. Nice work, Stray Dogs. Anyway, thank you for being here and welcome. Enjoy the streaming. Please, I'll be here in a sec. Ok, back. Sorry. No, non è stata una buona scelta. C'è stato modo di vedere se potevo rifornirmi di munizioni, ma a questo punto spero che troverò qualcosa più avanti.
carro armato quello. Sì. Allora, il carro armato non si può abbattere facilmente col C4 perché ci servono diverse cariche. Tanto che le piazziamo, quello ci fa fuori. Vedete che stiamo già in un regime di... tutto circondati. No, troppa gente. Ci vuol fare. Ah, hanno anche un cecchino, tra l'altro. Palazzo, allora no. Devo spostare di qua e niente, mi serve un'arma pesante, altrimenti... non abbiamo modo di combattere quel carro. Per il secondo posto di blocco serve un'arma pesante. Andiamo a vedere se nelle rovine del primo riusciamo a reperire qualche arma. Ed eventualmente anche a ricaricare la nostra mitragliatrice che sta finendo di colpo. Voglio sperare che ci sarà una cassa di munizioni qua vicino. Lì tra l'altro c'è un altro carro armato. Proviamo a salire qua su. Speriamo bene. Non ci sono munizioni. Questo non è bene. Che non ho proprio modo di proseguire. Forse c'è... allora no, però aspetta. C'è un'arma pesante. A poter essere precisi. Dobbiamo solo giocarcela bene. Ci è davvero sfuggito. Ah, ecco, ci sono delle munizioni però. C'è un'arma. C'è un'arma. Sì. Arma che non riusciremo mai a usare. Fire, I'm moving!
Ok, demolita la mitragliatrice fissa. Questo è il carro armato, vero? Tu però sei ancora vivo. Conviene insistere su questo equipaggiamento? Sì, in realtà sì. Mi dispiace solo che probabilmente, ecco, ho perso le armi. Questo non è un bene, perché ma tanto un equipaggiamento super assalto non ce lo dà. Ah, ma sono proprio due carri? Allora no. E allora così non ce la puoi fare. No. Io non l'avevo capito che erano due carri, ma... siamo andati a finire. Ah, ok, siamo dall'altra parte del quartier generale. Andiamo. Thank you.
avanti, 45. Non lo so perché sta andando così male, però... Vabbè, facciamo prima a rifare tutto. È andata proprio male tutto. No, no, rifacciamo tutto, tutto il livello. Non mi interessa. Roger that.
io, ciao il nino. A mio modo sono felicissimo di vederti. Non immagini quanto mi comporti la tua presenza qui. Che è successo? Mi sono perso qualcosa? Diciamo di sì, ma cioè, in realtà non ti sei perso niente che valesse la pena di essere visto, però non stava andando molto bene fino a qualche minuto fa. A occhio e croce direi che sta continuando a non andare molto bene, ma per certi aspetti va meglio. Allora, vediamo se riusciamo a prendere questo. Mi devo procurare una cassetta di munizioni, vediamo se ce n'è una qua vicino. Purtroppo non mi ricordo se sulla mappa sono segnate o no. Certo, cioè, no, poi ti spiego tutto, non è niente di grave, eh. Non è niente di grave. Ok, ora ci dovrebbe essere una parte con i carri armati, se non ricordo male. Perché dovremmo aver conquistato un deposito all'interno del quale c'è un T-90 e dobbiamo usarlo per i blocchi, ci sono i costi di blocco. Allora, aspetta, cominciamo a ricaricare questo e vediamo. Ok, il carro armato è andato giù. Sai che non mi ricordo se abbiamo un deposito da qualche parte e comunque se c'è una un rifornimento di munizioni. Probabilmente no. Così. Giocattolo molto interessante.
facile. Vediamo bene a chi stiamo sparando. Devo salire? Ah no, sì, per catturare il ponte ci dobbiamo mettere qua. Ok, sì, mi ricordavo che bastava conquistare un solo ponte e poi ci si lanciava sulla torre. Provato. Cosa quanto fastidiosa però. Fatto che si è incastrato per forza nelle pareti. È una cosa che mi eviterei volentieri, eh. Machine!
ordered some anti-aircraft vehicles. Red Star helicopters are headed towards you. Your next objectives are in the slum sections of the town. You must eliminate Red Star from the municipal building, the Plaza Square, and kill the Red Star troops that are holding the eastern flank. Gotta find some new cover! Però fanculo di volta. Me l'ho dimenticato, l'altra volta ce ne eravamo anche occupati. Niente, ora mi fa ripartire da qua. Sta andando proprio male oggi, e non lo so perché la sto prendendo così male. Mi sta dando proprio fastidio oggi il fatto che non riesco a salire dietro. Lo so che sono stanco, lo so che non era giornata, avrei dovuto evitare di mettermici, però mi sta risultando abbastanza intollerabile.
secured. Continue with your advance. Ok, e siamo tornati dove eravamo all'inizio di questa live, quindi abbiamo rifatto tutto il livello per ritornare qua. Vediamo se riusciamo a rifarla meglio questa parte. Se non altro adesso ho riacquistato lucidità perché so dove ci troviamo e cosa stiamo facendo. Ho fatto passare troppi giorni. Sicuri che non esista un'arma speciale da qualche parte? Ci potrebbe molto semplificare la vita, eh? Molto, molto, molto. Se non c'è, non c'è. Però. Sì, in realtà c'è. Non muore, oh. Cavolo di cheat usa sta mob. Questo carro è un pochino ino malandato, però mi secca non poterlo usare più perché...
Ma solo perché so che ce n'è un altro in fondo alla strada, Mi piacerebbe combattere un po' alla pari tutto qua. Ok, ottimo. Excellent. Now for the final push of the day. Your final objective won't get any easier. On the hill further up range. An information node. It's basically a propaganda station. They have them in every neighborhood in every Red Star city. It's used for motivating the citizens. You need to capture. Get to work. Ce n'è di scattering sto cannone, cioè sto proiettile. Veramente sto sparando a bersagli a caso proprio. Grazie. E su, forza. Quasi quasi più preciso questo che il carro armato. Finiti i missili? Perché non spara? Ah sì, aveva finito tutti i proiettili, vabbè. Pazienza. Thank you.
questo immaginavo comunque che sarebbe successo. Che è un boss del genere, che fai? Non metti uno sbarramento con tutto quello che hai. Ovviamente se c'è un cecchino del cavolo devo sapere dov'è. Per ora sbarazziamoci della vista. Ok, è andato. C'è un cecchino? Questo non è un granché di riparo, eh. Lo vedi? Lo trovi sempre l'intelligentone, si spara il missile in bocca pur di. Ok, fuori due. E tre. Spero che le torrette automatiche siano andate tutte. Chi va là? Wow. Devo entrare là dentro. Non so come. Ma ci devo arrivare. Cioè dovrei trovare il modo di salire là sotto. No, devo far saltare in aria la parabola. Dimmi che è andata. Sì, è andata. Ok. Allora, vediamoci il filmato, ragazzi. Aspettate che ve lo proietto, eh. Tanto penso che stiamo qua. Non so perché è così grande. Forse qui siamo troppo avanti, vediamo. Dovrei guardare 16. Ah, ecco perché compariva così. Ok, aspettate un attimo. Scusate, ma ero settato. Sì, perfetto. Allora, 16. Dovrebbe essere questo. Sì. Fastidio. Non avete idea di quello che mi sta combinando, ragazzi. Pur di rompere le scatole qua. Ci inventiamo qualsiasi cosa, eh. Ho detto YouTube. E io non me lo so gestire sto layout del cavo. Ecco qua. Ok, adesso sì. Adesso sì. Allora, mettiamo in proiezione. Ricevuto, sergente. La stazione è fuori servizio. Non ci posso credere. Ci troviamo a un passo da Mosca e ovunque ti capiti di guardare c'è solo morte e distruzione. Sì,
Missione compiuta. Sei sicuro di non volerti fermare qui, professore? Pensi che mi voglia perdere il meglio dopo tutta la strada che ho fatto? Ma sentilo, hai sentito parlare del 128esimo? Sì, li hanno polverizzati non lontano da qui. Non solo loro. L'intera squadra d'assalto è stata spazzata via. Il tuo tesserino stampa non ti salverà il culo. Cerca di starmi vicino quando sarà il momento. E ne sarà valsa la pena. Ok. E credo che ci sia anche l'altro pezzo. Vediamo. Anche perché ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione. Purtroppo, ragazzi, data anche la giornata, io non posso finirlo oggi. Temo che mi dovrò fermare qui, però prima di fermarmi voglio vedere un altro filmato, perché... Se questa registrazione è l'ultima, vuol dire che sono morto filmando una delle più straordinarie operazioni militari del nostro tempo. Ben 6 divisioni d'attacco della coalizione si sono messe in movimento e hanno stretto sotto assedio la città di Mosca. I cinesi si stanno affannando a inviare rinforzi. La coalizione può solo sperare che non arrivino in tempo. Ai miei cari che sono lontani, ovunque si trovino, vorrei dire che li ho pensati tutti i giorni. Sto per muovermi con i randaggi. Che Dio ci assista. Come vedete, si tratta di una cosa abbastanza drammatica da meritare che ce la studiamo per bene la prossima volta, senza... Perché siamo praticamente alla conclusione, cioè non è la conclusione, però è l'ultimo blocco di missioni. Quindi diciamo che forse sarebbe meglio farlo tutto d'un fiato e cercare di completare poi il gioco con la prossima seduta. Ovviamente non so se sarà domani, però mi vorrei impegnare perché finisse entro la settimana, ma magari anche bene, cioè diciamo tra domani, mercoledì, non oltre, ok? Sono contento comunque di aver fatto questa live perché abbiamo sbloccato questo punto. L'altra volta avevamo lasciato una missione in sospeso e oggi l'abbiamo praticamente rifatta tutta. Quindi diciamo che dalla prossima, con la prossima, se facciamo un pomeriggio intero o comunque una live abbastanza lunga di 2-3 ore, dovremmo essere in grado di concludere. Ok, allora io non faccio troppe chiacchiere perché così non allunghiamo neanche troppo il video, che viene di 1:20 e quindi va bene così. Vi ringrazio tutti per avermi seguito, ringrazio anche la mia giusta ispirazione che mi ha fatto fare questa live oggi, perché comunque mi ha un po' tolto dal pantano, e quindi ci vediamo o domani oppure mercoledì per cercare di finirlo. E poi non lo so, live notturne eventualmente, se le faccio sul momento, quindi non lo decido prima. Intanto vi ringrazio per avermi seguito, ringrazio sia chi è in live in questo momento che chi eventualmente vedrà il video. E niente, vi auguro buona serata, noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e a presto.